Fondo Italia con il colonnello Mossi, era un giorno per lui emozionante perché è quello dell'addio al centro sportivo Esercito, quindi volevo chiedere come sta vivendo questa giornata. Beh, una giornata ricca di emozioni, non potrebbe essere diversamente. 20 anni di permanenza al centro sportivo Esercito sono una gran bella fetta di vita, però un periodo straordinario, eccezionale, difficile da dimenticare. A proposito di ricordi, qual è quello più bello di questi 20 anni? Ma è difficile perché ci sono stati momenti bellissimi, i successi, le vittorie, ma ci sono stati anche momenti più difficili che hanno reso comunque il periodo a Courmayeur unico e straordinario. Direi che tutto è stato bellissimo. E adesso quale sarà il futuro? Beh, intanto un po' di ferie, qualche licenza da consumare, mi piacerebbe rimanere nel mondo dello sport, mi piacerebbe potermi mettere ancora a disposizione, chissà, vedremo. Si può dire che il livello attuale, per esempio, dello sci alpinismo magari è anche una delle sue più grandi soddisfazioni? Sicuramente, lo sci alpinismo fa parte della storia, delle tradizioni del centro sportivo Esercito, degli alpini, quindi siamo orgogliosi di aver investito tanto nello sci alpinismo. Se lo sci alpinismo debutta a Losanna 2020 nel programma olimpico con i giochi giovanili, beh, c'è anche tanta Italia e c'è tanto lo sportivo Esercito in questo risultato di prestigio. L'ultima cosa, sono state anche le sue ultime Olimpiadi a questo punto a capo del centro sportivo Esercito, quanto le ha fatto piacere veder vincere medaglie ai suoi atleti? Noi pianifichiamo le attività sul quadriennio olimpico, poi le Olimpiadi sono sempre gare molto particolari, difficili, hanno tutta una loro storia. Quest'anno i successi sono stati più di quello che ci aspettavamo, è stata un susseguirsi di emozioni indimenticabili. Si è svegliato per vedere Michela Moglioli? Ero là, non l'ho potuta vedere perché stavo andando via, l'ho seguita sul telefonino perché la pianificazione dei voli mi impediva di rimanere, però è stato bello. Peccato. È stato peccato non poterla vedere, però insomma, può capitare. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie.